Buongiorno a tutti, siamo qua con il nostro consueto appuntamento a presentarvi dei libri che vi permettono di viaggiare e espandere le vostre conoscenze. In particolare, di solito vi facciamo vedere libri di esoterismo, di spiritualità, di misteri in genere, ma nella nostra libreria abbiamo anche libri di fantascienza e di fantasy. Perché questo? Perché queste tematiche ci sono particolarmente care. Uno, perché alleggeriscono comunque l'argomento non rendendolo pesante, e due, perché affrontano, come un buon romanzo fantasy, un buon romanzo di fantascienza, certe tematiche in maniera di usare l'immaginazione, in maniera di percorrere queste realtà tramite la creatività, spazio di teorie e di immaginazioni che portano a far riflettere e a uscire le persone dal loro proprio mondo ordinario e schematico. Ogni libro di fantascienza ci può espandere la coscienza e lo può fare divertendoci, perché comunque la parte bella della fantascienza è anche il divertimento, perché la creatività è divertimento. Oggi vi voglio presentare, non a caso, un libro di fantascienza, un libro scritto da persone diverse, perché è un libro di 8 racconti. Il libro in questione è Retrovisioni, racconti di gioco 8-bit. Guardate il libro, che bella grafica, è fresco fresco di stampa, è un libro realizzato da giovani promesse della fantascienza, giovani autori che si sono messi insieme e hanno fatto questa opera coraggiosa. Che 8-bit sono i primi videogiochi, e per rendere omaggio a questo, i ragazzi di questo club che si chiama Retro Edicola, un vero e proprio club dedicato al mondo pop e al mondo dei videogiochi, e l'affronta con 8 racconti. Ci sono 8 visioni, quindi 8 racconti, dove voi potete sperimentare il mondo dei videogiochi, divertendovi a trovare anche le citazioni di quel mondo all'interno dei racconti stessi. Questo ve lo consiglio perché è un libro di svago, divertente e che affronta il mondo della realtà virtuale. La realtà virtuale è comunque in filosofia una tematica anche antica, perché comunque il mondo dell'illusione che nei testi vedici antichi, che poi è stato riportato in Matrix, è un mondo molto attuale. Il capostipite di queste teorie è Nick Bostrom, è un filosofo svedese che dice che praticamente la nostra realtà potrebbe essere una realtà simulata, poi sposata da alcuni filosofi, scienziati, e in particolare per esempio Elon Musk. Il filosofo dice che la realtà lui la dà al 50% come una realtà simulata. Pensa che la realtà che noi tutti viviamo non sarebbe altro che il frutto di una società tecnologicamente avanzata che ha saputo ricreare un videogioco talmente potente, talmente reale, che chi si è immerso si è dimenticato della propria vita e vive un'esistenza virtuale, quindi la vita di tutti i giorni non sarebbe altro che un immenso videogioco. Con questo è tutto, spero che la cosa vi abbia aperto nuove curiosità, nuovi mondi e nuove conoscenze. Il libro lo potrete trovare naturalmente in libreria, se siete lontani ve lo possiamo fare avere, e quindi vi saluto e vi aspetto con un nuovo appuntamento. Ciao a tutti!